ha parlato di persuasione, come dialogherebbe con loro? Beh, intanto approfitto, visto che sono stato accusato per mostrare il mio Green Pass. No, l'ha detto subito, l'ha detto all'inizio però, della trasmissione. Però ho ascoltato qualche affermazione che metteva in dubbio. No, vaccinato e con Green Pass. Quindi non c'è ambiguità. E per questo è favorevole se io volessi essere ambiguo mi terrei distante e magari sarei qui a cincischiare, a cercare di buttare la palla in tribuna invece che affrontare e accettare il confronto. Quindi non c'è ambiguità se io dichiaro che del resto noi abbiamo polemizzato, l'ha fatto Fratelli d'Italia, mica l'ha fatto il Partito Democratico, con l'Unione Europea perché non riusciva ad approvvigionare il continente europeo del numero necessario di vaccinazioni per procedere verso questa direzione. Abbiamo polemizzato con la Germania perché si era approvvigionata separatamente rispetto alla distribuzione, all'equa distribuzione stabilita da Bruxelles di 30 milioni di dosi in più per i suoi cittadini, i cittadini tedeschi. Quindi insomma davvero non capisco quale sia questa ambiguità, semplicemente perché io pongo il problema della ambiguità da parte del centro-sinistra e del governo in ordine al fatto che oltremodo rispetto alla obbligatorietà della vaccinazione o all'assunzione di responsabilità sulle conseguenze mette in campo uno strumento che è il Green Pass, il quale di fatto costringe, perché insomma la non costrizione si fa rimanere blindati dentro casa e rinunciare a qualunque tipo di attività, ma fa salva la questione della copertura dei rischi, che è una furbata che è inaccettabile. Quindi secondo me l'ambiguità sta da parte di chi da un lato vorrebbe perseguire la strada dell'obbligatorietà, non se la sente, non si vuole prendere questa responsabilità, criminalizza chi ha dei dubbi, dubbi che peraltro non è che cascano dal cielo, perché le persone che stavano lì, peraltro voglio sottolineare che non mi sembrava che fosse una piazza di destra questo, infatti Revelli non lo ha detto stavolta, che c'erano le immagini, che ci sono gli estremisti di destra, nessuno di noi, io non sono peraltro un estremista e Fratelli d'Italia non è una compagine di estrema destra, siamo di destra senza estrema, nessuno di noi ha mai messo piede in una manifestazione Novax, quindi dov'è l'ambiguità? Non c'è ambiguità di nessun tipo, si contesta, a parte oltretutto il fatto, e sono assolutamente d'accordo, che noi dovremmo occuparci prioritariamente delle conseguenze della pandemia sul sistema Italia, sul certo. Sistema economico, sul sistema relazionale, sulle conseguenze sociali, queste sono le competenze della politica, non di stare a discutere su altro. Il Green Pass però è uno strumento organizzativo e quindi noi abbiamo il dovere di capire se può funzionare o no e quali conseguenze negative finisce per innescare. Certo, non è che ci si può tappare la bocca con l'accusa di ambiguità, perché non c'è ambiguità in ordine al fatto che ci siamo vaccinati e siamo a favore del vaccino e invitiamo le persone che ci ascoltano, che non l'avessero fatto, a vaccinarsi per raggiungere nel minor tempo possibile la soglia che è necessaria per mettersi in sicurezza, togliersi le mascherine ed essere liberi. Il Green Pass è un'altra storia e qui, addirittura noi, Fratelli d'Italia, si è dichiarata attraverso Giorgia Meloni favorevole al Green Pass europeo. Ma il Green Pass nazionale è una contraddizione in termini, perché diventa una limitazione invece che un'opportunità, perché non è stato di fatto messo a regime in Europa. Quindi non possiamo dirlo perché altrimenti sembriamo ambigui. Cioè, no, sembra assurdo, veramente. Io rispetto tutte le posizioni.